Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto, quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte dovevo morire. Parola del Signore. Gloria a Dio, Signore. Questo episodio così denso, siamo proprio nell'approssimarsi della Pasqua, perché Gesù fa l'annuncio della sua morte, vede anche l'intervento della voce di Dio dal cielo, udibile a tutti. Poi c'è chi capisce, chi non capisce, chi sente come un rumore di tuono, ma molti hanno capito, perché Gesù ha detto: è per voi questa voce. Questo accade anche con le grandi apparizioni mariane. Io ricordo sempre Fatima, dove qualcuno sentiva, qualcuno non sentiva, no? Chi vedeva qualcosa muoversi, chi vedeva un bagliore, il tipo di percezione diversa a seconda di due cose: quello che Dio permette che venga percepito a ogni singola persona, e anche la purezza di cuore di chi percepisce e quindi è più in grado di essere meritevole di qualche messaggio, apparizione, secondo sempre la volontà di Dio. Dunque questa voce viene dall'alto e conferma Gesù, in un momento in cui fa come una dichiarazione a voce alta: che devo dire? Che devo dire? Passi da me quest'ora, io so che sto per essere crocifisso, essere innalzato da terra, vuol dire messo sulla croce. Io so che sto per essere crocifisso, che devo dire? Passi da me, ma io sono venuto per questo, proprio per questo motivo. C'è in Gesù la lucidità di quello che è la sua missione, nonostante alcuni vogliono dire che si è incappato in un imprevisto. In realtà è venuto per questo, e lo annuncia con questa visione, questa metafora, cioè proprio il chicco di grano caduto in terra deve morire per far germogliare qualcosa di nuovo, e non rimane solo perché diventa una spiga che produce diversi chicchi. E questo è
quello che si riferisce alla sua morte, ma a quello che causa la sua morte. Infatti dice: quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Allora i frutti sono che tutti i lontani diventano vicini a Dio. E il principe di questo mondo, che è quello che inganna il mondo e lo tiene schiavo col suo peccato, viene cacciato fuori. Per questo l'avvicinamento delle anime può avvenire. Il demonio, il principe di questo mondo, è l'ostacolo che impedisce di andare a Dio mediante seduzioni, tentazioni e paure. Tolto l'ostacolo, tolto il demonio di mezzo, perché lui è obbediente, gli viene dato al Padre, gli viene dato questo potere, allora quell'innalzamento, quel sacrificio di sangue che paga per i peccati degli uomini e annulla dunque il potere del demonio sugli uomini, perché la liberazione dal peccato, che è condivisione col suo spirito maligno, va pagato con un prezzo di sacrificio di sangue. In quel modo viene tolto di mezzo, proprio dunque con questo sacrificio, con questo innalzamento, la terra attira tutti a sé e diventa non più il singolo uomo che muore, ma il giusto che viene reso perfetto, usa l'espressione della lettera agli Ebrei, diventa perfetto, perfezionato, che vuol dire sacerdote, che attira tutti a Dio. Questa è la grande opera per cui lui è venuto. Ora, facevo cenno al fatto che noi siamo impediti da andare a Gesù perché ci sono cose che ci distraggono, ci distolgono o ci incatenano, secondo il tipo di peccato, la qualità del peccato. Tolto il peccato, noi abbiamo però, sempre frutto del peccato ancestrale, la paura della morte. Questa paura della morte è la menzogna più grande che il demonio è riuscito a instillare nel genere umano. Quindi siamo tutti, diciamo, possiamo dire così, naturalmente spaventati, abbiamo l'istinto, come si dice, di conservazione, no? Poi c'è l'attaccamento alla vita fisica e ci acceca qualsiasi altro tipo di ragionamento, di spiritualità. Nella prova viene fuori l'eroe che dà la vita per gli altri, il codardo. Potevano pensare o dare intendere che un eroe che invece scappa. Non sappiamo quello che può succedere dentro di noi. Tutti abbiamo il genio della paura. E cos'è questa paura? È la menzogna del principe di questo mondo che è riuscito, mediante il peccato, a togliere la luce divina nella nostra anima, nel nostro intelletto. Non comprendiamo più qual è esattamente il perché viviamo sulla terra e soprattutto il grande salto, che è il passaggio per un salto in uno stato superiore. Il chicco di grano piantato su questa terra, siamo noi, deve germogliare una vita di tipo spirituale. Per fare questo l'uomo deve rigettare il male, accogliere il bene, imparare la via dello spirito per diventare come gli angeli nel cielo. Quindi il tempo sulla terra era dato agli uomini in origine per apprendere questo e meritare un salto. Quindi la morte era lasciare il corpo per entrare in un'altra dimensione con un corpo glorioso, quello di cui dice il Padre: l'ho glorificato con le opere, i miracoli, lo glorificherò ancora con il corpo glorioso della risurrezione. Quello era il nostro destino. E con la coscienza di fare questo. Ma il peccato ha chiuso il cielo, non ci fa vedere nulla, l'unica cosa che vediamo è quello che vediamo, quello che tocchiamo, le cose materiali, e questo istintivo attaccamento alla vita che non muore mai. Muore solamente per quelli che non vogliono più soffrire, che sono stanchi, no? Pensando che dopo non ci sia nulla. Anche questa è menzogna, perché non è questa la verità. Dunque è conquista del cielo per dono di Dio, mediante delle prove che devono essere fatte in questa vita. Ora questo destino si è riaperto con Gesù, ma per fede dobbiamo credere questo e andare contro il veleno che abbiamo dentro di noi, ereditato, che ci rende ciechi, ci fa paura della morte. Siamo tutti legati a questa vita. Nessuno, se non
quelli che conducono una vita di santità e progrediscono in questo e non dipende dall'età, desidera morire. Ma chi vive una vita di santità nello spirito, a un certo punto questa vita diventa solo impedimento a vedere Dio. Guardate, non farla finita, impedimento a vedere Dio, cioè essere unito con lui. È questa attrazione, no, dell'anima che tende alla sua origine, e l'anima che è forte spiritualmente non si lascia più incantare da quelle che sono le cosiddette evidenze di questa vita materiale. Ora, Cristo ci dona la vita nello Spirito, col dono dello Spirito Santo, e se noi lo lasciamo vivere in noi in modo forte, dopo che questo prevale, vediamo che tutte le cose che abbiamo intorno sono belle, sono importanti, ma sono niente. Sentiamo che c'è un grande richiamo per un altro tipo di vita, che è la vita gloriosa. E questa ci viene donata proprio da Gesù, con questa morte e risurrezione. Si fa il regalo dell'immortalità trasfigurata. Siamo dato Gesù Cristo. Amen.